Quindi direi che dalla lista possiamo. Non trovo più il pennarellino. Non ho messo il pennarellino. Benvenuti in questo nuovo video. Io sono una ginnasta del CSB e oggi vi farò vedere come preparo la mia valigia per andare al mare. Perché questo weekend partirò insieme a Emma Grisetti, Giada e Nicole e faremo un weekend in Liguria. E quindi adesso vi farò vedere come preparerò la mia valigia. Allora, prima di tutto, prima di fare la valigia, visto che sono un po' smemorata e potrei dimenticarmi le cose un pochino più sciocche, ad esempio, molte volte mi sono dimenticata, non so, il bagnoschiuma o la spazzola, perché non ci penso? Allora, prima di dimenticarmi queste cose, mi faccio una lista così che almeno ho, cioè, ho qualcosa da seguire e riesco a ricordarmi la maggior parte delle cose. Quindi, visto che vado al mare, come prima cosa direi costume, poi direi almeno 2 paia di pantaloncini, almeno 2 magliettine da canotte, poi vabbè, ovviamente il telo, il bagnoschiuma e lo shampoo, poi la spazzola, i trucchi, non si sa mai, mettiamo che usciamo la sera, sempre meglio essere previdenti. Vabbè, ovviamente faccio l'identificio. Allora, vabbè, costume, ok, pantaloncini, magliette. Telo, ciabatte. Faccio scarpe perché se usciamo mi porto le all-star. Vabbè, poi intimo. E poi un mucchino nel caso dovessimo uscire. Credo di avere tutto, non ne sono molto sicura. Ah, bella crema solare perché io mi steno facilmente. Quindi ripassando, costume, pantaloncini, magliette, occhiali. Credo di avere tutto. Quindi adesso andiamo a riempire la valigia. Allora, quindi come prima cosa direi di mettere dentro il telo, visto che è più grande e occupa bene il fondo della valigia, così poi c'è tutto il resto dello spazio per il resto delle cose. Non riesco a piegarlo. Ok, perfetto. Ah, ma qua ho delle penne. In teoria sì. Non è successo niente. Quindi possiamo togliere il telo eliminato. Poi pantaloncini e magliette. Quindi prendiamo i pantaloncini e le magliette. Questi direi che sono ottimi. Poi un altro pantaloncino, cosa possiamo metterci dentro? Neri, che stanno bene con tutto. Poi direi canottiere, visto che fa molto caldo. Questa direi proprio di sì. Questa bella canottierina qui. E poi direi una magliettina perché non si sa mai. Le avevo piegate così bene. Ah sì, e questa è la magliettina. L'ho piegata, non ho, cioè è già piegata, non voglio spiegarla, quindi ve la faccio vedere solo così. Per tutti quelli che se lo stessero chiedendo. Sì, non stiamo via per così tanto, stiamo via soltanto venerdì e sabato, quindi per quello non sto portando tante cose.
soltanto per quello. E quindi direi che anche questi li abbiamo messi. Poi, altra cosa importante, il costume che io ho già qua pronto e che è bellissimo, è yellow. Però costumi sempre meglio averne due, perché non si sa mai cosa, quali disgrazie possano accadere. Quindi prendo un altro costume che non è qui, ovviamente. È che io ho sistemato le cose e non me le ricordo. È qui, ma non ho assolutamente voglia di aprire questo cassetto. Sono qua dentro. Quindi, che faccio? Lo porto nero? Ma sì, dai. Portiamolo nero. Tanto va bene uguale. Poi, ok, perfetto. Direi di passare alle al vestitino. Devo prendere il vestitino. Il vestitino è questo, al contrario, è questo qui. In realtà non è proprio un vestitino, è una tutina, però è comoda e leggera per l'estate, quindi direi ottima. Perfetto, quindi abbiamo anche questo. Ovviamente il costume. Sì, il costume. Il pigiama. Allora, io non ho un vero e proprio pigiama, per cui mi porterò dei pantaloncini corti, ovviamente comodi, e una maglietta che vada bene questa. Perfetto. Poi devo portarmi intimo. Poi ovviamente la cintura, perché i pantaloni mi cadono e quindi porto la cintura, non si sa mai. Perfetto. Perfetto, ora dobbiamo mettere dentro le ciabatte, che sono qui, e le metto dentro a una sacchettina, così da non sporcare il resto. Ovviamente sacchettina del centro sporbollate, bellissima. Quindi le ciabatte e le All Star, che sono quelle più carine e più comode per l'estate, e in generale sono molto estive, sono fresche. Tralasciamo il fatto che le mie scarpe sono molto poco pulite, però vabbè, danno le All Star bianche, non mi piacciono, preferisco quelle un pochino più usate, perché in realtà non so bene perché, però mi piacciono di più. Quindi va bene così. Ok. E adesso mi manca soltanto la parte, diciamo, del beauty. Che però, visto che la mia valigia non è così grande, penso... Ah! Importantissimo, il caricatore del telefono devo portare. Ok, perfetto. Quindi, dicevo, chi tanto nella mia valigia, adesso vi faccio vedere, è molto piccola e non ci sta il beauty. Quindi penso proprio che le metterò nella borsa, tanto porterò anche la borsa. Per vedere, queste sono le dimensioni della valigia, quindi è molto piccola. Adesso vado in bagno perché praticamente le cose per il beauty sono tutte in bagno e quindi adesso vado a prendere le cose. Scusate, ma ho appena dovuto aprire la porta con il piede perché era chiusa, ovviamente. E niente. Importante, cosa mi ho messo? Bagno, schiuma e shampoo. Ovviamente. Allora, bagno schiuma. Molto buono.
Poi shampoo. Ok, e lo mettiamo qui. Poi abbiamo la spazzola, però, che mi serve domani mattina, quindi la metto dentro domani mattina. I trucchi che li ho già messi via perché erano pronti lì, quindi mi sono dimenticata di dirvelo. Poi crema solare. Crema solare. Devo prendere questa, scusatemi. 50 più. 50 più non perché sono iperprotettiva, ma perché ho una cicatrice qui e devo metterla 50 più. Balsamo per capelli. Quello l'ho preso. Spazzolino di dentifricio ovviamente mi servono domani mattina. Quindi ho preso tutto. Vi ricordo di... No. Siamo arrivati alla fine di questo, spero, interessante e bel video. Se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale e lasciate un bellissimo like. Vi ricordo di attivare la campanella per avere le notifiche di tutti i nostri nuovi video. E niente, ci vediamo nel... Ah no, vi lasciamo i nomi in descrizione di Instagram, mi raccomando andateci a seguire. E ci vediamo nel prossimo video. Adios!